realtà viene dal lavoro fatto dal professore, un lavoro che segue dopo 60 anni quello di Bologna, un lavoro mastodontico, l'abbiamo pure pesato prima, dicevamo di un chilo e qualcosa, insomma, il peso dei due volumi, 8 kg. Vi parlavo di un artista pesante, insomma, in effetti c'è. Cioè, e pensate, in questi 8 kg c'è soltanto metà, se leggevo bene, metà della produzione del Solimena, parliamo di quasi 1000 opere, 500, ma questo ve lo dirà dopo il professore. Come procederemo? Procederemo con dei saluti iniziali. Io chiedo a tutti, perché l'attrazione, ecco, ci sono dei moderatori che hanno preparato degli interventi importanti, brevi e intensi. Partirei con il sindaco. Prego. Intanto benvenuti a tutti, quindi ringraziamento per tutti voi. Permettetemi di ringraziare particolarmente Sua Eccellenza Prefetto, il Prefetto, per la presenza stasera, perché quando un prefetto viene in una comunità piccola dà il segno, ecco, che bisogna dare ai cittadini, che le istituzioni sono vicine a tutti e che anche i piccoli comuni sono comuni ben rappresentati, soprattutto, ecco, istituzionalmente, ecco, dal punto di vista, ecco, istituzionale si deve il rispetto che si dà a un grande centro. Quindi il segnale è importante, per questo lo ringrazio. Lo ringrazio anche per l'opera che fa quotidianamente in collaborazione con noi comuni, con le forze dell'ordine, per garantire la sicurezza delle nostre comunità. Grazie al professore Spinosa, grazie a tutti gli altri, grazie a voi, alle associazioni presenti sul territorio. Il mio brevissimo intervento, pochi minuti di saluto, non entrerà nel merito di Francesco Solimena, lo faranno in maniera molto esaustiva chi relazionerà dopo, ma è dare il senso dell'iniziativa di stasera e di tante altre iniziative che da qualche anno portiamo avanti. Abbiamo una media molto abbondante, cospicua, quasi una manifestazione a settimana di media, perché riteniamo come amministrazione comunale che occorre un po' risvegliare gli animi di tutti in una comunità che deve crescere. Per crescere però c'è bisogno dell'apporto di tutti, non soltanto di una parte ma di tutti. Stasera credo che ci siano gli attori che devono interpretare questo cammino, questo come dire, senso di ricostruzione della comunità. C'è l'amministrazione comunale, ci sono tante associazioni, circoli, c'è la parte, ecco, ambientale rappresentata dal FAI, ci sono le forze dell'ordine, ci siete voi cittadini, ci sono quelle che sul territorio sono le parti vitali, le parti che si devono impegnare in maniera coordinata a mettere su, ecco, iniziative importanti e serie, perché una comunità cresce soltanto se si parte dalla cultura. Quindi il Solimena è un momento, come dire, il convegno di questa sera è un momento di un percorso che è iniziato e deve continuare, che è quello di creare all'interno delle comunità dei collegamenti con il mondo della scuola, c'è qui la dirigente scolastica, con cui condividiamo e portiamo avanti tanti progetti per i nostri ragazzi, perché occorre superare il disagio sociale, occorre superare la microdelinquenza, e tutto questo fa sì che i nostri giovani, trovando dei luoghi di crescita, di acquisizione di valori importanti, possano, come dire, prevenire quello che è appunto il disagio sociale, perché quando il disagio 6 interviene il comandante della stazione o le forze dell'ordine, noi invece dobbiamo prevenire. Noi e la scuola e le associazioni dobbiamo far sì che i nostri giovani trovano dei momenti di veramente crescita, e quindi i progetti che noi mettiamo in campo sono progetti in cui loro possono acquisire metodologia, valori che un domani sceglieranno in maniera migliore e costruttiva per sé e per la comunità, perché la comunità oggi noi la dobbiamo guardare ad andare avanti. Il passato è importante, ma guardandolo avanti domani la governeranno i nostri giovani, e allora abbiamo il dovere di fornire ai nostri giovani di tutto questo, perché per crescere occorre questo, occorre
energico, duro, pesante, quotidiano, ma chi questa sera è qui credo che ha l'intenzione di farlo. Un ultimo saluto e ringraziamento a Don Gianluca e ai preti presenti, a chi rappresenta, diciamo, la parte religiosa, perché insieme a tutti gli altri attori, anche loro hanno quello che noi abbiamo a cuore, il bene comune della comunità. Ovviamente questo significa che ci dobbiamo, ecco, sforzare sempre di più, però risvegliare gli animi all'interno delle piccole comunità significa costruire qualcosa di importante per il futuro. Ripeto, Solimena è un momento per costruire all'interno della comunità un senso civico nuovo. Solo così nei prossimi anni e nel futuro avremo delle comunità che crescono, delle comunità che progrediscono, delle comunità che riescono, ecco, ad avere, a vivere e ad avere una speranza migliore, perché la speranza si crea quotidianamente anche con queste cose, anche con un convegno si infonde nel cuore dei cittadini la speranza che qualcosa si può cambiare. Quindi questo è quello che io ripeto quotidianamente ai miei cittadini e a tutti voi. Insieme costruiamo, ricostruiamo una comunità che sappia guardare al futuro.